Questo video vediamo ancora integrali per sostituzione. Allora, integrale di x al quadrato che moltiplica x più 1 elevato alla quarta in dx. Allora, qui la sostituzione la facciamo con x più 1 uguale t e quindi portiamo a destra il più 1 e otteniamo x uguale t meno 1. Questo lo facciamo per calcolarci il dx. Quindi il dx è la derivata del primo membro per dx, quindi la derivata di x è 1 e quindi sarebbe dx. Non scrivo 1 per dx. La derivata del secondo membro è la derivata di t meno 1 per dt, quindi la derivata di t è 1, la derivata di meno 1 è 0 e quindi rimarrebbe 1 per dt, ma scrivo dt. Sostituiamo e otteniamo integrale di x al quadrato, quindi t meno 1 al quadrato per x più 1 alla quarta, quindi t alla quarta per dx, quindi naturalmente dt. Questo è uguale, sviluppiamo il quadrato del primo binomio e abbiamo t al quadrato, il doppio prodotto tra il primo e il secondo è meno 2t, il quadrato del secondo è più 1, questo moltiplica t alla quarta in dt, quindi uguale a, facciamo la moltiplicazione, quindi t alla sesta meno 2t alla quinta più t alla quarta in dt, uguale ancora. Possiamo già integrare i singoli termini e abbiamo t alla 6 più 1 fratto 6 più 1 meno 2 volte t alla 5 più 1 fratto 5 più 1 più t alla 4 più 1 fratto 4 più 1 più c uguale. È uguale a un settimo t alla settima meno 2 sesti, quindi un terzo, infatti dobbiamo considerare come denominatore della frazione il 5 più 1 e quindi abbiamo detto un terzo, è qui che sarebbe 6, che semplificato con il 2 dà 3. Quindi un terzo t alla sesta più un quinto, scusate, t alla quinta più c. Ora possiamo già sostituire, quindi scriviamo che l'integrale dato, cioè integrale di x quadro per x più 1 alla quarta in dx, è uguale a un settimo t alla settima, quindi x più 1 alla settima, meno un terzo t alla sesta, quindi x più 1 alla sesta, più un quinto t alla quinta, quindi x più 1 alla quinta più c. Sarebbe finito qui l'integrale, ma possiamo per esempio raccogliere a fattor comune x più 1 alla quinta e quindi abbiamo x più 1 che moltiplica x più 1 alla quinta che moltiplica un settimo x più 1 al quadrato meno un terzo x più 1 più un quinto, chiusa quadra, più c. Questo possiamo ancora scriverlo come x più 1 alla quinta, che moltiplica, parentesi quadra, un settimo, sviluppiamo il quadrato, quindi abbiamo x quadro, un settimo più 2 settimi x, il doppio prodotto per un settimo e 2 settimi x, più un settimo, perché è il quadrato di 1 per un settimo, poi abbiamo meno un terzo x, meno un terzo, più un quinto, chiusa quadra, più c uguale. Qui possiamo fare il minimo comune multiplo, quindi riscriviamo x più 1 alla quinta. Il minimo comune multiplo è
7 per 3 per 5, visto che sono tutti numeri primi, e quindi abbiamo, lo metto in evidenza, 7 per 3 21, per 5 105, quindi un 105esimo in evidenza, che moltiplica. Ora, 105 diviso 7 è 3 per 5, quindi sto dividendo il minimo comune multiplo per ogni denominatore delle frazioni, quindi 105 diviso 7 è 3 per 5, che è 15, quindi abbiamo 15x al quadrato più 30x più 15. Ora 105 diviso 3 è 7 per 5, quindi è 35, quindi meno 35x, meno 35, poi 105 diviso 5 è 7 per 3, 21, quindi più 21, chiusa, quadra. Beh, la tonda la potevamo anche non mettere. Più c, uguale x più 1 alla quinta, metto fuori dal segno di parentesi l'1 fratto 105 e andiamo a fare i conti dentro la parentesi. Allora, 15x al quadrato è l'unico termine che abbiamo al quadrato. Poi abbiamo 30x meno 35x, che è meno 5x, e poi abbiamo 15 meno 35 più 21. Allora, 15 meno 35 è meno 20, meno 20 più 21 è più 1 più c. Questo lo possiamo riscrivere con la costante davanti, 1 fratto 105 che moltiplica x più 1 alla quinta, che moltiplica 15x quadro meno 5x più 1 più c. Integrale di x più 1 fratto la radice cubica di x più 2 in dx. Questo è uguale. Come sostituzione io pongo x più 2, cioè il radicando, uguale a t. Questo sarà x uguale t meno 2 e il dx sarà uguale a dt. Come abbiamo fatto prima, facciamo la derivata del primo membro, sto considerando questa, la derivata del primo membro per dx è 1 per dx, la derivata del secondo membro, che è 1 per dt. Andiamo a sostituire e otteniamo integrale di x più 1, quindi x più 1 è t meno 2 più 1 fratto la radice cubica di x più 2, e quindi la radice cubica di t lo scrivo come potenza e ho t elevato a un terzo in dt. Questo è uguale all'integrale, al numeratore rimane 2 e t meno 1, meno 1 più meno 2 più 1 è meno 1, t alla un terzo in dt. Ora scrivo t alla un terzo come t alla meno un terzo portandola al numeratore, facciamo tutti i passaggi, t meno 1 per t alla meno t meno 1 per t alla meno un terzo in dt è uguale, adesso moltiplico e ho integrale di t per t alla meno un terzo meno t alla meno un terzo in dt. Qui possiamo scrivere integrale, il primo è 1 meno un terzo, cioè 3 terzi meno un terzo, ed è t alla 2 terzi, meno, il secondo rimane così, t alla meno un terzo in dt. Ora possiamo integrare e scrivere t elevato a 2 terzi più 1 fratto 2 terzi più 1 meno
elevato a meno un terzo più 1 fratto meno un terzo più 1 più c. E allora 2 terzi più 1 è 2 terzi più 3 terzi, quindi 5 terzi. 5 terzi a denominatore significa 3 quinti a numeratore per t elevato a 5 terzi meno un terzo più 3 terzi è 2 terzi, 2 terzi a numeratore 3 mezzi per t elevato a 2 terzi più c. Qui possiamo trasformare le potenze in radici e quindi scrivere 3 quinti radice cubica di t alla quinta meno 3 mezzi radice cubica di t al quadrato più c. Il t alla quinta della prima radice possiamo scrivere come t al cubo per t al quadrato e quindi avremo 3 quinti, se t al cubo lo porto fuori dal segno di radice e sarà t per la radice cubica di t al quadrato meno 3 mezzi radice cubica di t al quadrato più c. Qui possiamo ora raccogliere a fattor comune la radice cubica di t al quadrato e otteniamo uguale 3 quinti t meno 3 mezzi che moltiplica la radice cubica di t al quadrato più c. Ora possiamo fare il minimo comune multiplo e quindi scrivere 3 decimi per 2 t meno 3 decimi per 5 che moltiplica la radice cubica di t al quadrato più c. Questo è uguale a, raccogliamo a fattor comune, un 3 decimi che moltiplica 2t meno 5 per la radice cubica di t al quadrato più c. Ora qui risostituiamo, torniamo indietro e possiamo scrivere che ora era l'integrale di x più 1 fratto la radice cubica di x più 2, quindi scriviamo integrale di x più 1 fratto la radice cubica di x più 2 in dt è uguale. Il t era x più 2 e quindi avremo 3 decimi che moltiplica 2 per x più 2 meno 5 per la radice cubica di x più 2 al quadrato più c. Uguale 3 decimi 2x più 4 meno 5, possiamo scrivere 2x 2 per 2 4 meno 5 meno 1 che moltiplica la radice cubica di x più 2 al quadrato più c. Integrale di 1 fratto e alla x più e alla meno x in dx. Ora qui come sostituzione possiamo prendere e alla x uguale t e quindi scrivere, dobbiamo ricavarci x per calcolare il dx. Facendo il logaritmo naturale di entrambe i membri, abbiamo il logaritmo naturale di e alla x per il logaritmo naturale di t. Per una delle proprietà dei logaritmi portiamo x davanti al logaritmo e questo moltiplicherà il logaritmo naturale di e, che è 1, uguale al logaritmo naturale di t.
Ora, questo è 1 e quindi avremo dx uguale alla derivata del logaritmo di t, che è 1 su t, per dt. E adesso possiamo sostituire. Integrale di 1 fratto e alla x è t, e alla meno x è 1 su e alla x, quindi 1 su t. Quindi possiamo scriverlo così, per 1 su t per dt, uguale, moltiplichiamo il t a denominatore e abbiamo 1 fratto t più 1 fratto t che moltiplica t in dt. Quindi questo sarà uguale all'integrale di 1 fratto t per t e t al quadrato. 1 su t per t è 1 in dt. E questa è la derivata dell'arco tangente. Quindi possiamo scrivere arco tangente di t più c. Ora risostituiamo t che è e alla x, e abbiamo che l'integrale di partenza, quindi integrale di 1 fratto e alla x più e alla meno x in dx, è uguale all'arco tangente di e alla x più c. Integrale della radice quadrata di e alla x meno 1 in dx. Allora io qui sostituirei tutta la radice con la variabile ausiliaria, e quindi radice di e alla x meno 1 uguale a t. Ora facciamo il quadrato di entrambi i membri e abbiamo e alla x meno 1 uguale t al quadrato. Ed e alla x è uguale a t al quadrato meno 1. Facciamo il logaritmo di entrambi i membri e il logaritmo di e alla x è uguale al logaritmo di t quadro meno 1. Naturalmente sto facendo il logaritmo naturale, perché adesso scrivo il primo membro come ho fatto nell'esercizio precedente, come x per il logaritmo naturale di e, ma il logaritmo naturale di e è 1, quindi non lo scrivo, e quindi abbiamo che x è uguale al logaritmo naturale di t quadro meno 1. Ora calcolo il dx è uguale per il primo membro 1 per dx naturalmente, per il secondo membro la derivata del secondo membro, quindi la derivata del logaritmo di t quadro meno 1 è 1 fratto t quadro meno 1, la derivata del logaritmo, poi dopo devo derivare il t quadro e ottengo 2t per dt. Ora vado a sostituire e ottengo integrale di t, che è tutta la nostra radice, per il dx, e quindi 2t fratto t quadro meno 1 in dt, uguale, questo è 2, la costante la porto fuori dal segno di integrale, t quadro fratto t quadro più 1 in dt. Questo posso scriverlo come 2 integrale di t al quadrato più 1 meno 1, cioè aggiungo e tolgo 1, quindi la situazione non mi cambia, fratto t quadro più 1 in dt, uguale 2. Ora t quadro più 1 fratto t quadro più 1 è 1, e quindi avrò integrale di dt. E poi ho il meno 1, e quindi meno integrale di 1 fratto t quadro più 1 in dt. Questo è uguale, e naturalmente avremo un 2 anche davanti al segno del secondo integrale. Questo è uguale a 2 volte t, l'integrale del primo, meno 2 volte l'arco tangente di t, più la costante di integrazione c. Ora risostituiamo
e abbiamo che l'integrale della radice di e alla x meno 1 in dx è uguale a 2 volte t, quindi la radice di e alla x meno 1, meno 2 volte l'arco tangente di t, e quindi l'arco tangente della radice quadrata di e alla x meno 1 più la costante di integrazione c. Ultimo integrale per questo video, integrale di x per la radice cubica di x più 2 in dx. La sostituzione sarà x più 2 uguale a t, quindi x uguale a t meno 2, e il dx sarà la derivata di x per dx, quindi dx uguale alla derivata di t meno 2, che è 1 meno 0, e quindi 1 per dt è dt. Ora procediamo alla sostituzione, avremo integrale di x, che è t meno 2, per x più 2 alla 1 mezzo, alla 1 terzo, x più 2 t alla 1 terzo in dt. Questo è uguale. Facciamo la moltiplicazione, quindi t alla 1 per t alla 1 terzo meno 2t alla 1 terzo in dt uguale 1 più 1 terzo è 3 terzi più 1 terzo, quindi è 4 terzi, quindi t elevato a 4 terzi meno 2t elevato a 1 terzo in dt. Ora possiamo integrare e otteniamo t elevato a 4 terzi più 1 fratto 4 terzi più 1 più meno 2 t elevato a 1 terzo più 1 fratto 1 terzo più 1 più la costante di integrazione c. Allora, al primo termine, al denominatore, abbiamo 4 terzi più 1, quindi 4 terzi più 4 più 3 terzi, che significa 7 terzi, e al numeratore abbiamo t alla 7 terzi, meno 2, al denominatore abbiamo 1 terzo più 3 terzi, che quindi è 4 terzi, t alla 4 terzi, più c. Ora portiamo quello che abbiamo a denominatore a numeratore, quindi 3 settimi. Scriviamo le potenze come radici, radice cubica di t alla 7, meno 2 per 3 quarti, radice cubica di t alla quarta, più c, uguale ancora 3 settimi. Qui il t alla 7 possiamo scriverlo come t alla terza per t alla quarta, e quindi portiamo t alla terza al cubo fuori dal segno di radice e otteniamo un t che moltiplica la radice cubica di t alla quarta meno, qui semplifichiamo il 2 con il 4 e quindi avremo 3 mezzi radice cubica di t alla quarta più c uguale. Ora possiamo raccogliere a fattor comune la radice cubica di t alla quarta e otteniamo 3 settimi t meno 3 mezzi che moltiplica la radice cubica di t alla quarta più c. Possiamo raccogliere a fattor comune, quindi facciamo il minimo comune multiplo tra la prima e la seconda frazione della parentesi, abbiamo 14, 14 diviso 7 è 2, 2 per 3 è 6, lo lasciamo indicato così, t meno 14, 14 diviso 2 è 7, quindi è 3 per 7, per la radice cubica di t alla quarta più c, uguale. Ora portiamo il
tre quattordicesimi fuori dal segno delle parentesi, quindi 3 quattordicesimi che moltiplica 2t meno 7 radice cubica di t alla quarta più c uguale. Possiamo sostituire e avremo che l'integrale di x per la radice cubica di x più 2 dx è uguale a 3 quattordicesimi 2 che moltiplica x più 2 meno 7 per la radice cubica di x più 2 alla quarta più c 3 quattordicesimi che moltiplica 2x 2 per 2 fa 4, meno 7 fa meno 3, quindi meno 3, che moltiplica la radice cubica di x più 2 alla quarta, più c. O anche, volendo, possiamo scrivere 3 quattordicesimi, che moltiplica 2x meno 3. Portiamo fuori dalla radice cubica un x più 2 al cubo e otteniamo x più 2 che moltiplica la radice cubica di x più 2, cioè quello che rimane sotto il segno di radice più c. Bene, per questo video finiamo qui. In basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale, attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulle pubblicazioni dei prossimi video. Se vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile, mettete anche un like e vi ringrazio, condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale, perché no. In descrizione i miei contatti, email, Instagram e Facebook. Grazie, un saluto a tutti e alla prossima.